stati ieri. Abbiamo del hummus all'aglio, vado, vabbè, con le verdure, oddio, del wrap vegetariano e uno col pollo. E poi per i bambini invece ci sono queste kids lunch che abbiamo preso, anziché andare nell'area fast food abbiamo preso direttamente i grab and go. Ve lo faccio vedere qua, dove c'è la mela, il succo d'arancia e un sandwich al tacchino e formaggio e insalata. E le ha voluto anche il yogurt, lo yogurt da mangiare prima. Va bene. Buongiorno a tutti. Oggi in realtà non era mia intenzione fare video perché non ne ho particolarmente voglia, ma siamo venuti in un posto molto particolare che è... Ciao. Ah, ho messo la modalità cinema, quindi non sei a fuoco. Vabbè. Ma, dicevo, ieri ci siamo addormentati a Columbus, Ohio, oggi siamo qui all'ora di pranzo a Indianapolis, Indiana, quindi abbiamo cambiato stato, perché purtroppo, vabbè, purtroppo no, sarebbe stata comunque la nostra prossima meta, ma il fatto è che abbiamo lasciato Columbus direttamente dopo colazione, ahimè, purtroppo non abbiamo visto per niente la città perché pioveva. Molto! Continuando a piovere anche adesso, quindi non essendo attrezzati qua, perché un conto è quando siamo stati a Chicago con la neve, un pochino, e io proprio non esisto, mamma, eh? Lei è a fuoco, vedi? Ciao. Siete più tranquilli ora? No, dicevo, la neve c'ha di... no. Vabbè, riproviamoci. Quindi dicevo, un conto è la neve e un conto è la pioggia. Ma la pioggia no, la pioggia soprattutto, a parte che non abbiamo gli ombrelli, ma non hai più niente, tanto in non abbiamo portato gli ombrelli, non siamo attrezzati e poi non è questione di passare da un punto all'altro, volevamo stare proprio fuori a girare. Non ce l'abbiamo. Dai, sciacqua. Allora, vediamo se riusciamo. Mi fa vedere il lavandino del bellissimo con lo specchio. Allora, dicevo, quindi niente pioggia, siamo andati via, siamo venuti direttamente qui a Indianapolis e non ho filmato nulla nel frattempo, anche perché a me si è bloccata la schiena, quindi io sono completamente imbottita di ibuprofene e crema Voltaren. Non troviamo le vedi papà e Tommaso? No? Vedi, sì. In tuta, vabbè, con gli scarponcini, sembrano nel 1990, una roba terribile. Noele, ferma, vieni qua, li dobbiamo aspettare qua. E basta, insomma, ne approfitto per farvi vedere un pochino questo Children's Museum, questo museo dei bambini che dovrebbe essere il più grande del mondo. E basta, ci vediamo dopo. Allora, the treasures of the earth. Quindi andiamo a fare gli archeologi? Andiamo a fare gli archeologi? Cosa c'è? Ah, in ascensore? Sì. Ok. Madonna, non mi hai fatto spaventare. Allora, noi siamo entrati in questa cabina e ora... Oh. Ok. Phew! Sorry I'm late. This bucket is a little slower than your fancy contraption. Welcome to National Geographic Treasures of the Earth. You're about ready to go on an amazing archaeology adventure. You know what an archaeologist is, right? Sure. Archaeologists search for clues about our past. Clues that are found buried in the earth and to discover. Hey, fellas, a little lower. A me manco a scuola piacevano gli egizi e gli scavi archeologici, tutte queste cose. Oh, qua si fa il puzzle del sarcofago.
sciarpa si può anche aiutare a ripulire il tunnel. E poi lo devi mettere qui. No. Ele. Qui. Vai, rimettile qui. Bravissima. No, è lì, ti metti quello e vai a fare l'esploratore con Ele, guarda. Tra l'altro sta cosa è veramente pesante. Vero? Vediamo se sai ricostruire la statua, però devi toglierla. Ah, non ce ne sono altre di pezzi. Guarda papà Ele, ce l'hanno tutta smontata. Vai, ricostruisci questi e poi vai da loro. No, non si può fare quello. Ci sono diversi livelli di difficoltà. Ah, va. And the dig site. Qui si scava, si spennella, si trovano cose. Vabbè. E scusate, ma Eleonora ha trovato giustamente l'attrezzatura giusta, no? E le fatti vedere. Pensavo di aver perso i bambini, invece guardate un po'. Sono dietro il vetro. Mamma, perché c'è cucchiaio? E tu da dove vieni? Quando è che sei uscito? No, non lo so, lascerò lì, qualche bambino l'avrà perso. Ma ok, andiamo a vedere la stazione. C'è una stazione qua, Madison, Indiana. Ok. Vabbè, noi poi vediamo treni, lo sapete, abbiamo un così. Guarda qua, guarda qua. Oh. Dice che ogni 30 minuti c'è uno show di luci e suoni. A partire dalle 10, ogni mezz'ora. Qui siamo dentro la cabina della stazione, dove c'è i treni per giocare e poi tutte le cose per fare, che ne so, per timbrare i biglietti, per telegrafare, quindi c'è il telegrafo, il telefono, no, che vede, ah, questo è il telegrafo allora, ah sì, il telefono, le tute, oh, che belline, il boarding time. Sono solo tre e vabbè. Oh no, già, questo qui è domani. Finisce così? Oh no, guarda! No! Ah! Dai. È partito il treno, Ele! Amore, è una finta, Ele! Ma no, non suona il fumo, amore, è solo una finta, non ti devi preoccupare! Io mi aspetto un ciuf ciuf, sto aspettando che faccia come fa il treno, Tommaso? Ecco. No, è letto. Come fa? Io volevo quel rumore. No, fa solo le campane, non è giusto. Non è questo mio. Qui non è un vero choo choo train. Ah, non è un choo choo train. No. Vabbè.
Ora metto stop e succede qualcosa. Siamo entrati all'improvviso dal treno al mondo marino. Ma ci sono le creature. Siamo all'improvviso. Ah, ci sono i fossili marini. Oh, che carino questo, mi è sempre piaciuto. Puoi dire carino anche questo. Meno. Andiamo a vedere. Siamo nel mondo dei... Oh, non riesco ad arrivare fino a lì. Forse da lontano è meglio. Non so, fossili marini. Ecco, forse così andava un po' meglio. Mamma, guardate l'atmosfera qui. Oh, che figata. Questa è roba del paleolitico, credo. Ma guardate che meraviglia qua sopra. Senti, Jurassic World. E comunque qua si fanno delle foto bellissime. Cioè, c'è una luce pazzesca. Più bella del video, quanto pare. Dei laboratori di arte e disegno. Invece qui c'è un piccolo laboratorio di, con questa specie di slime. Devi metterlo sul fossile, diciamo, sulla formina e poi toglierla. Mentre qui ci sono... Boh, calamite? Sì. E le guarda, puoi giocare con le calamite e creare tutti tutte le avventure con i dinosauri. Dire, non una grande fan di dinosauri either. Sì, non è il museo per cui io pagherei tutti questi soldi che abbiamo pagato, però è una questione mia personale. Spero sempre che ci sia. Ma la luce normale? No, non c'è. Così forse. Vabbè. Stanno comparendo delle tracce. Che ovviamente sono sotto la piastra. Ele, pure tu lo stai facendo. Oh, bellissimo. Guarda. Fantastico, guarda. Vedi, Ele, se tu giri, vedrai il dinosauro muoversi. Più o meno. Certo. E qui si può ricalcare. Vedi? Okay. Early one morning, the afternoon, meanwhile, later that night. Puoi costruire la tua la day in the life, come fa mamma. Di un dinosauro. Puoi creare la tua storia con queste immagini e ricalcarlo. Devi tenere il foglio molto fermo, eh? Che lo fai io? C'è un'exhibition di Minecraft, credo siano a pagamento. Ah no, ma sono a pagamento queste exhibits? Ah no? Allora devo assolutamente andare. Qui c'è l'orologio d'acqua più grande del Nord America. Io devo andare praticamente a vedere Minecraft. Andiamo a vedere Minecraft, dai. Sì. Eccolo. Ciao, il lama. Ciao, il lama. E lei è molto contrariata perché lei non ci vuole andare alla mostra di Minecraft. Io non so manco di cosa si tratti. Vabbè, qua si spiega il gioco, in sostanza, Tommaso. Che ne dici? Ci spiegano il gioco, che fanno? Oh, guarda qui! Carini! Stiamo aspettando che tornino le luci verdi, ma non tornano. Però ci sono queste ultraviolette per far vedere i personaggi. Non mi chiedete niente, non lo so. Non è Lego.
guarda. Se fosse Lego sarebbe... Sì, sì, ma ci sono i personaggi di Lego dentro, eh? C'è anche questa parte dove ci sono queste cose di calamite e loro giocano con i blocchetti. È uno zombie quello, ma che ne so, Ele, qua è tutto un po'. Tuo fratello le sa queste cose. Oh, guarda adesso, eh. Non succede niente. Boom! E poi ora c'è questa piccola exhibition di American pop culture. E quindi vediamo un po'. Oh! Che bellini Gogo Boots! Ele, cosa hai trovato? Io intanto guardate, sembra mamma orsa. Ho bottiglie, panini qua dentro, perché sono venuti senza macchina. I travestimenti, wow, 60 70 80 90, l'outfit scelto per il momento: una bellissima gonna con un cagnolino, un barboncino, un giubbotto in pelle e delle cuffie antirumore, direi bellissime. Ah sì, e poi c'è ovviamente una fantastica collezione di cowboy boots. Ovviamente. Aspetta, vediamo qua. Oh, guarda come si muove. Allora, cosa abbiamo qua? 20. Allora, abbiamo le Black Pumps. Vediamo se riesco ad avvicinarle. Del 60. Jeremy Scott Wings Adidas 2015. Le Flip Flops Prada 2010. Ankle Boots 1960. Saddle Shoes degli anni 20, Platform Shoes, oddio, anni 70, Nike, Jordan, 85, Earth Shoes, 70, Le Vans, i Dr. Martens, 1980, Converse, 90, Lucid Heels, non mi piacciono, degli anni 50, così trasparenti, non mi piacciono, oh, Young, 2010, queste Wijons, non so cosa siano, 1280, bruttissime queste di Louboutin, per carità, 2009, e le Timberland 2010. Oh, guardate questo, questo è un cocktail dress and swing coat 1956, bello. E qui cosa abbiamo? Una sciarpa di seta del 1970, un berretto di paillette del 70, una borsetta del 1960, occhiali degli anni 50, Bugs Bunny Bag di Moschino del 2010, la sciarpa di Burberry che abbiamo avuto praticamente tutti, falsa soprattutto, del 1980. Oh, questo è un paper dress, un vestito di carta con la Campbell Soup 1967. Questo è un stile grunge degli anni 90, Baba Bia direi anche. Un vestito lamé 1980. E infine un maxi vestito in jersey del 1970. C'è anche ovviamente il cowboy hat del 1981, fichissimo. No, volevo fare una foto ma non la prende. Guardate che bellezza. Questo è tutto in vetro soffiato. Nel frattempo abbiamo perso Eleonora per un attimo, vabbè. È un'esperienza da fare nella vita. C'è una macchina da Formula 1. Wow. Ah, non insieme? Ah, ecco. Ah, ok, questo è il gioco. Ele è la mamma dinosauro e Tommaso è appena nato. Perché qua c'è scritto di giocare e di tenere d'occhio le uova fingendo di essere dei dinosauri. E l'uovo si è schiuso, giusto? Quanti dinosauri si possono mettere in un museo comunque?
chiedo per curiosità. Questa è la mia idea di gioco più... Oddio, ma guarda qua dentro! Questa è la tata, ovviamente. No, vabbè, ma guardate! Cioè, guardate le tasche dentro la valigia. Le uova e il bacon nel piatto. La torta. No, dai! I regali. C'è un compleanno. Oh, per me c'è un matrimonio. That's pretty cool. Due bambine un po' così stanche, diciamo. No, sono morte. Qui c'è la strada biliardo. Dove vanno? Peter Pan. Oh, guardate, c'è anche c'è un bagno. Peter Pan. Ma che Peter Pan? Oh, c'è Peter Pan, hai ragione. E qui? No, vabbè. No, vabbè, guardate qua. Oddio mio. E qui? La sala, il salotto. Oddio, ma qua è tutto in miniatura. Oh, ma io potrei stare qua per ore a guardare tutte le miniature, una per una. Guarda qua, Ele, guarda qua. C'è pure le statuine dentro. No, vabbè. Che spettacolo! Cos'è questo? Una locanda? Mamma, guarda qui! Oddio, sì, una locanda, guarda! È una taverna, sì! Oh, guarda che bello! Aspetta che arrivo, eh! E qui? Qui c'è il programma! Un ufficio postale! Oh! Ah no, ma forse nella taverna c'era anche la parte per la posta! C'è un ologramma? Dov'è il... Oh! No, vabbè, bellissimo. Ele adora gli specchi deformanti, io meno. Questo posto si chiama Amazing Mirrors, cioè è un maze, è un labirinto fatto di specchi. E poi c'è anche un carosello. Ciao dalla mia pancia volante bottigliosa. Il castello Fisher Price? Non l'ho capito, però vabbè. Entra qua dentro, Ele. No, scusa, c'è Super Mario? Pure qui. Wow. C'è Pac-Man. C'è Pong. Pac-Man, Mario. Oddio, guardate l'iPod. Non ricordate l'iPod? C'è anche Harry Potter. Tu stai giocando a Mario? Sì, ma però Mario si può comunque. Ah. E lei guarda, sai che con questi puoi costruire delle cose? Sì. Guarda. Ovviamente si fa, cioè facciamo anche questa, eh. Abbiamo il nostro dollaro. Ele ed io siamo salite sul carosello, sulla giostra, siamo su una, io le faccio solo compagnia, su una giraffa. E ora aspettiamo che parta. Iniziamo! Oh mamma! Au! Oh no, ma la tua non va su e giù, eh! Allora, l'abbiamo fatto. Adesso scendiamo giù al piano terra, dove ci sono papà e Tommaso che sono andati a fare non ho capito cosa, perché poi il museo appunto chiude. Noi dobbiamo andare giù perché il museo chiude. Dobbiamo andare a fare l'ultima attività. E volevo dire che questo carosello, questa giostra, è del 1917 con gli animali originali, molto bello. Andiamo. Dove siamo? Siamo sotto la scultura di vetro. E questa è tutta roba fatta di vetro soffiato. Bellissima. Ele, come si vede da qui? Si vede bello? Sdraiamoci. Vediamo. Oddio.
Mi sono dimenticata che ho un gran mal di schiena che non mi alzerò mai più da questa cosa di plastica dura. Hai visto? Si mettono qua, guarda. Here. No, Eleonora, no, non si... Ma che sei impazzita? Ecco, questo dove eravamo appena qua sotto. Guardate qua. Allora, noi siamo pronte ad andare, tra 5 minuti il museo chiude, quindi stanno andando tutti via. Siamo qui con uno dei due sandwich avanzati perché le sta mangiando. Siamo stati allo store del museo. Li hai visti? E adesso Ele fa la sorpresa a Tommaso con un regalino. E Francesco e Tommaso sono entrati per sbaglio dentro il museo perché non ha visto il mio messaggio. Eleonora fa, mamma mia, questi uomini. E quando fa ragione, ha ragione. Guarda adesso, eh. E ci sono anche due lollipop. Fai vedere Ele il tuo. E il lollipop. Oddio. Guarda. Guarda che roba. Di cristallo. C'è prima il panino da mangiare, ragazzi. Non vi ho fatto vedere questo? Sì, adesso. Questa è la biglietteria, noi stiamo uscendo, stiamo andando su verso... Poi guardate cosa c'è qua su. Dinosauri! Qui è il rituale, mamma rituale. Oggi proviamo un albergo piccolo, piccolo. Sarà un tipo di hotel, non funziona. E al contrario, forza. Togli la chiave. Tommaso, allora inserisci, togli. Sì. È un po' pesante. Oddio, oddio, cos'è questo odore? Mamma, oddio, cos'è questo odore di... C'è la vasca! C'è la vasca! Cos'è questo odore di borsa raffumicato? Oddio, un odore fortissimo! Oddio, ma non si sta! Ma cos'è questo odore? È fortissimo! E quanti specchi! Beh, ti puoi mettere lì. Ah, io posso dormire qui alla finestra? Mamma mia! Io sto qui! Odore tremendo! Beh, io sto lì. Ok, so, a me i letti mamma, mi stanno... Mamma, questo qui è il nostro letto, perché sì. Lì c'è la TV e quindi è davanti. E qui siamo sulla strada. Sì. E qui è lurido, quindi meglio non toccare. Bene, bene. E vabbè, qui è molto normale, un bagno, una vasca, vabbè, così. Chiudiamo velocemente questo vlog con la cena in un ristorante asiatico a caso, con le nostre bento box e gli shrimp, i gamberi al cocco. Ecco, i noodles dei bambini e un'altra bento box con il kung pao. Ed eccoci nuovamente in camera. Allora, è stata una giornata in cui anche oggi di Indianapolis non abbiamo visto nulla, perché abbiamo passato chiaramente le ore che avevamo a disposizione fino alla chiusura del museo al museo. È stato molto bello, non abbiamo filmato tutto per poter vedere veramente ogni singola cosa. Bisognava passarci la giornata dall'apertura, secondo me, però è stato comunque molto bello e a me è piaciuto molto. Poi siamo venuti qui nella inn, a me moltissimo, Ele moltissimo. Siamo venuti qui in albergo e abbiamo fatto check-in, poi siamo usciti, siamo andati in realtà alla ricerca di una birreria di cui avevamo sentito parlare. Siamo arrivati e volevamo cenare lì. Siamo arrivati, abbiamo parcheggiato, oh, andiamo veloci, entriamo, sono giubbato, fa freddo, eh?
era chiusa, ma chiusa non perché dici oggi è chiuso, a parte che oggi risultava aperto, anche su internet risulta aperto, ma proprio sembrava abbandonata da chissà quanto tempo, quindi boh. Allora abbiamo la stanchezza si faceva sentire. No, non c'erano ragnatele, ma c'era polvere e cose del genere. Quindi, cioè, chiusa veramente da un bel po'. Abbiamo presi dalla stanchezza micidiale. Io la schiena, sono sempre, ve l'ho detto, sotto ibuprofene, causa mal di schiena, Voltaren, eccetera, eccetera. Lessa, tra le ore in macchina in seduta, le ore in piedi al museo, non posso stare né seduta né in piedi né coricata. Terribile. E, abbiamo trovato un posto a caso. Ma tu non puoi fare un riposino? No, amore, mi fa molto male la schiena stare in quella posizione seduta. Mi fa male in piedi, mi fa male coricata. Vabbè, la smetto, con chi sto parlando? Perché, perché mamma ha un problema alla schiena. Cos'è? Fammi finire il video, poi ne parliamo in privato. Okay. Abbiamo trovato un posto fantastico, asiatico, generico. No, fantastico. Allora, il cibo non era brutto, era abbastanza buono. Il posto era uno delle, tanto per ambientarlo, per abbinarlo a questo albergo, era un posto, pensate, un posto lurido, moltiplicate, una roba da non guardare neanche. Quindi anche Indianapolis, come dovevamo stamattina a Columbus, niente, città fantasma non che non rientrano nella nostra lista di città viste, e quantomeno Indianapolis, almeno dalla macchina, e almeno il museo, ecco, quantomeno il Children's Museum l'abbiamo visto. E basta, però diciamo che le nostre tappe principali, siamo pentiti di non essere stati di più a Chicago. Chicago avremmo voluto passarci più tempo, col senno di poi, purtroppo causa meteo, proprio anche a Cleveland sarebbe stato bello, ma è andata così. Purtroppo le distanze sono in macchina, sono, risultano molto pesanti, quindi per noi famiglia con due bambini piccoli è necessario, come siamo fatti noi, ripeto, perché poi non è così per tutti, lo so, è necessario avere degli stop. Lo stop di Columbus poi era tutto orientato verso lo zoo, che era la nostra meta, che abbiamo dovuto, appunto, causa tempo, abbiamo dovuto saltare alcune delle cose che avevamo in programma di fare, ma queste sono cose che capitano. Il nostro viaggio finisce qui, nel senso che noi domani mattina partiamo direttamente, perché comunque tra una cosa e l'altra è fermate, ci vorranno 9 ore per tornare a casa, 8 ore, sono 8 ore di guida, e quindi insomma ti vorrei fermare un paio di volte, anche solo per fare benzina o fare pipì, non lo so, per cui sicuramente bisogna fermarsi, tra una cosa e l'altra diventano 9 ore. Vanno fatte, insomma, vicino a casa nel frattempo ieri è nevicato, le temperature si sono abbassate moltissimo, erano meno 9 stasera, quindi c'è un po' di freddino. Comunque, quindi ovviamente domani non ci sarà un vlog, anche perché insomma, sarebbe, a meno che abbia proprio qualcosa da raccontarvi, ma non sarà un vlog di viaggio. E basta, grazie per averci seguito anche in questa avventura primaverile senza primavera. Come viaggi ufficiali, insomma, così lunghi, noi ci vedremo al viaggio estivo, al viaggio di giugno, quindi tra altri 2 mesi, aprile, maggio, tre mesi partiamo di nuovo, sì. E basta, grazie per averci seguito in queste avventure più o meno belle, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!